Bambolì, bambolì. Bambolì, bambolì, bambolì. Raccontaci la storia. Nata voto. Un'altra volta. Yeah, nata voto. Ma la visseva conoscere a memoria. Parlateci di quella strada. E va bene. C'era una volta. E c'è ancora adesso. Una strada che tagliava in due il cuore di un'antica città. Spacca Napoli! In quella strada c'è Steven un laboratorio. Il laboratorio dell'artista. Ai baffi arricciati. E il ciuffo all'insù. Il suo nome è... Luigi Grassi. Era la fine dell'Ottocento e Luigi Grassi disegnava i cartoni per il teatrino dei pupi. E quando uno di questi si guastava... Il signor Luigi lo riportava in vita. Un giorno arrivò una signora che portò una bambola che stava proprio un guaiato. Dottore, voi che aggiustate tutto, aggiustatemi pure lei. E lo chiamava dottore. Perché portava sempre un camice. Per non sporcarsi di vernice. Questa bambola tornerà come nuova, dice il disse. Così fu. Ma non è. E vicolo si spargetta a voce. Dottore, dottore, aiutatemi. Ho un bambolotto mio, so caro de coscia. Dottore, dottore, ma voi facite pure capille. Figuratevi in un laboratorio di bambole smontate, teste tagliate, braccia, cosce, mani, orecchie, tutto mise a sgocciolare. Pareva di entrare nell'antro di Jack lo squartatore. Con tutte quelle cape mozzate. La signora passando là, pretto tutto che le piezze mi sono impollanate e dicette: mamma mia, che impressione! Ma pare proprio ospitalare bambola. E da quel momento, fra le tante stranezze sta città, ci sta pure l'ospedale delle bambole. Adesso tornai alla vita di tutti i giorni. Goccio bello e corno bello! Bambolè, bambolè! Bambolè, parlateci del terzo dottore. Si chiamava Luigi Grassi come suo nonno e teneva un'asa aquilina che pareva proprio Pulcinella. Oh, dottore bello! In testa una papalina. Al collo colorati foulard. Essa pigliava ogni specie giocata, sopigliava, l'aggiustava e socresceva. Bianche, nere e gialle. Un professionista dal cuore di bambino, un vero mago con tante bistro, camicione e medicine. A me ma montate una mano nuova. Io
Non ci vedevo più, ma ha cambiato gli occhi. Oh, dottore, mi ha dato lo sciroppo per la tosse. A me mi ha messo il tonsillo. E a me mi ha rimesso in vita. L'unico medico di cui i bambini non smettevano a paura. Era uno stregone. Un alchimista. Un poeta. C'era una volta. E c'è, ma c'è ancora adesso. L'ospedale delle bambole. Oggi l'ospedale non è più in quella vecchia bottega, ma sempre a Spaccanapoli. La via che taglia in due, o cor antica, è sta città.